Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si è conclusa una giornata ricchissima di amichevoli per le giovanili e ve ne parlo nell'attesa della prima amichevole per la prima squadra contro il Novara che si terrà domani mattina. Allora, parto subito, partiamo dagli Under 23. Gli Under 23 che hanno giocato alle 10:30 contro il Chisola, io lo pronuncio così, spero sia giusto. L'ho sempre pronunciato così, e ha vinto 3-0 con i gol di Marques e Del Sole su rigore, entrambi, e poi il 3-0 di Petrelli. L'Under 19 poi alle 6:30 ha giocato con la Pro Patria, e la prima squadra del Pro Patria, credo, mi sembra, mi sembra di sì. E ha perso 2-3, ma è appunto la prima squadra, quindi possiamo capire, anzi, il Pro Patria credo militi in Serie C attualmente. Poi hanno giocato anche l'Under 16 e l'Under 15, se vi interessa, e hanno vinto entrambe. Hanno giocato contro la Pro Vercelli, ovviamente di categoria, cioè gli Under 16 contro la Pro Vercelli Under 16 e gli Under 15 contro la Pro Vercelli Under 15. L'Under 15 ha vinto 7-0, mentre l'Under 16 ha vinto 6-1. C'era un torneo amichevole per l'Under 14, ma devo dire che non ho visto da nessuna parte aggiornamenti, quindi non so come sia finito. Credo che nei vari social verrà pubblicato entro domani, voglio dire, comunque c'era anche questo volendo, ma non so come sia finito appunto. E l'Under 19 femminile, ossia la primavera, aveva oggi la prima partita di un torneo amichevole contro la primavera dell'Empoli e ha perso ai rigori. Praticamente cioè, oggi c'erano le due semifinali e domani ci sono le due finali per terzo e quarto posto e primo e secondo. Oggi la Juve appunto ha affrontato l'Empoli, Under 19, entrambe. Sono arrivate 2-2 alla fine dei tempi supplementari, hanno segnato Berti e non mi ricordo la seconda che ha segnato per la Juve, ma al massimo ve lo metto nei commenti. Non me la ricordo proprio. Comunque, fatto sta che sono arrivate 2-2 ai tempi supplementari e dopo ai rigori ha vinto l'Empoli 5-2. Quindi domani ci sarà la finale, suppongo, per il terzo posto contro, aspettate, la Florencia Under 19, perché oggi ha perso 6-1 contro la prima squadra dell'Arezzo. Mentre l'Empoli appunto andrà ad affrontare l'Arezzo per la finale del primo posto. Niente, non ci sono altri aggiornamenti, credo. Appunto domani mattina c'è Juve Novara. Vedremo la prima vera amichevole della Juve perché c'è stata anche quella contro l'Under 23, ma era più una partitella in famiglia perché aveva avuto anche i tempi che duravano meno e quindi questa è la prima vera e propria amichevole, anche se è fatta ad un orario in cui vabbè, non sono tanto d'accordo, però va bene. Noi ci vediamo domani, appunto, sempre fino alla fine, forza Juve, e appunto ci vediamo domani con più aggiornamenti. Ciao ragazzi!